cittadinanza sociale, della democrazia e della pace, e sarà un'opposizione sociale e politica con il compito primario di organizzare mobilitazione e conflitto. Dobbiamo scuotere l'apatia e la rassegnazione sociale, dobbiamo tornare alla lotta. Il potere al popolo non è un partito, ma vuole essere un movimento politico-sociale di alternativa dentro il quale convivono opposizioni e culture diverse. In questi due giorni abbiamo fatto un altro passo avanti, riportiamo nei nostri territori l'entusiasmo e la passione militante, la volontà di unità, lotta e resistenza che abbiamo respirato in questi due giorni.